Fabio Isticò, mister del Bra, nel turno infrasettimanale qui a Chieri, 1-0, grazie al rigore di Gabriele Quintadamo, ma lì poi ci arriviamo. È indubbio dire che questi per te e per voi sono tre punti pesanti, importanti, arrivati anche con un pizzico di fatica che ci poteva stare, però è una vittoria veramente, non so dire che aggettivo, perché sorridevi già prima quando siamo entrati in sala stampa. Sì, ovvio, abbiamo avuto delle grosse difficoltà nella scelta finale, cosa che non ci era ancora capitato. Io penso che le condizioni del campo hanno influenzato molto a livello tecnico la gestione dell'ultimo passaggio. Abbiamo avuto, secondo me, un predominio territoriale importante in tutti i 90 minuti. È chiaro che però abbiamo proprio sempre faticato a arrivare a calciare in porta nei confronti di Faccioli. Nelle volte che abbiamo calciato in porta, per quelle 3-4 volte lui è stato bravissimo, perché ha fatto una parata su Costantino incredibile, un'uscita su Aloia quasi impossibile, e poi tutte situazioni che arrivavamo sul fondo e sbagliavamo proprio l'appoggio dietro, il tiro alto, la palla che ti batte male, anche le palle inattive tutte gestite male. Però in questa gara bisogna naturalmente guardare cosa? Il fatto che la squadra si è saputa adattare, ha avuto pazienza, ha continuato a giocare, abbiamo usato i cambi e siamo riusciti a passare in vantaggio poi sul calcio di rigore ineccepibile, perché è stato proprio tranciato Gianlombardo, bravissimo. E niente, una volta poi passati in vantaggio potevamo più volte fare il secondo gol, però di nuovo palla alta, palla fuori, palla che batte, tiro di sinistro, e quindi abbiamo dovuto faticare fino all'ultimo secondo, perché poi si sa, in queste partite una mischia ti porta poi a pareggiarle. E come hai detto te bene all'inizio, nel turno infrasettimanale, se andiamo a vedere i risultati nel turno infrasettimanale sono sempre risultati non proprio pronosticabili all'inizio, perché comunque io torno a dire che in questa categoria fare le tre partite ha un dispendio energetico importantissimo, e i ragazzi non sono propriamente pronti ad avere queste sollecitazioni. Assolutamente sì. Per quanto riguarda il campo, Tuzza, che nel primo tempo ha fatto una prestazione importante, ha anche quasi fatto gol, poi comunque insomma tutti che si sono sacrificati, poi con l'ingresso in campo di Aloia, questa carta che ovviamente ti giochi ogni tanto con il tridente, ha aperto gli spazi, ha fatto di nuovo uno spezzone di gara dove ha fatto sportellate importante, e poi il rigore di Gabriele, che secondo me per lui è meritato, anche perché oggi era rientro dall'infortunio. Rientro, sì, stava già bene domenica, con sabato con l'Oltre Poboghera, l'ho preservato ancora un pochettino, perché per noi è un giocatore importantissimo Gabriele, come lo è Stefano arrivava da una decina di giorni dove si era allenato poco, però dal punto di vista tecnico in questa gara mi serviva, e quindi gli ho chiesto di fare uno sforzo, e dal dischetto ho deciso di far andare lui, perché Denis Costantino è stato compagno per tanti anni di Faccioli, quindi mi dava fastidio, e poi la scelta era tra Loia e Quintadamo, e ho deciso sul momento per Quintadamo. Infatti la palla la stava prendendo a Loia e gli ho detto: Davide, no, Gabriele. È andata bene, mi sono preso la responsabilità, però è andato bene. Senti, questa classifica che ovviamente continua a sorridervi, adesso non è che voglio chiederlo tutte le settimane, però è bello, no? È bellissimo, chiedimelo pure tutte le settimane. È bellissimo, noi ce la godiamo, continuiamo a lavorare per mantenerla, questo è scontato, senza nessuna pressione, perché a Bra si ride, si scherza, si lavora e si mangia, e quindi di conseguenza abbiamo una voglia matta di continuare a stare lassù, ci mancherebbe, non è che ci tiriamo indietro. Sappiamo che è difficilissimo, perché ci sono tantissime squadre forti nel nostro girone, e soprattutto in qualsiasi campo puoi perdere punti, quindi l'inciampo è dietro l'angolo, no? Ripeto, i risultati di oggi sono stati determinanti su questo discorso che ti sto facendo, però è chiaro che noi stiamo viaggiando a un ritmo incredibile, e il bello che i ragazzi non mollano di un secondo, anche perché mollare con me è dura, perché sono abbastanza un martello. E poi ho uno staff, veramente oggi ci tengo a rimarcarlo, perché tra Alessio Bonante, che
con la match analisi il lavoro in campo, Bissolino collaboratore tecnico, una persona fuori dal normale, fuori dal normale, e il prof Marco De Michelis, che è il sergente di ferro all'interno del nostro spogliatoio, però ha una passione incredibile, Luca Baldino, che col portiere sta facendo un lavoro incredibile, quindi veramente ringrazio a cuore aperto il mio staff, perché sta facendo e mi sta aiutando in maniera incredibile. È chiaro che non dobbiamo mollare di un centimetro. Senti, anche oggi, nonostante il mercoledì lavorativo, comunque l'apporto di quella rappresentanza del Benfront? Loro ci sono sempre. È chiaro che mercoledì la gente lavora, lontano da Bra, fare i chilometri e arrivare qui è bellissimo, hanno festeggiato di nuovo insieme a noi. È chiaro che in casa abbiamo un palcoscenico da non invidiare a nessuno. Io sono andato a vedere parecchie trasferte quest'anno, anche di piazze blasonate, importanti, e vi garantisco che il Bra Front a livello numerico e a livello di rumore non può invidiare nessuno. Fabio, ultima cosa, perché domenica si torna in campo e da stasera la prepari già, la trasferta a Caira-Montenotte con la Cairese. È una trasferta non difficile di più, perché loro arrivano da un momento non felicissimo, quindi hanno sicuramente voglia di rivalsa. In più le previsioni atmosferiche non sono di quelle proprio importanti, perché dovrebbe piovere adesso da domani fino a domenica, c'è anche il punto interrogativo dell'allerta rossa in Liguria, quindi troveremo un campo pesantissimo, oggi un altro campo pesante, sabato in casa con l'Oltrepopo che era un campo pesante, quindi dobbiamo cercare di raschiare fino in fondo la borsa per tirar fuori energie, per cercare di andare lì, fare la nostra partita, imporre il nostro gioco, e poi alla fine della partita vediamo che risultato abbiamo fatto.